Tempo passa, eh? Sì, mettendoci a parlare è passato il tempo e cambiano anche le luci. Sì. No, dicevo, non so te, ma io sono rapito dai titoli dei libri o dalle copertine, dal disegno. Discorsi sulla pittura del monaco Zuccamara. Già il titolo Citao, no? Sì. è accattivante. E lui dice, riporta una nota tradizionale su divisione dei crescenti livelli di abilità in pittura. Certo. Distingue i livelli di competenza tecnica. Primo livello, quello dell'opera che denota una semplice capacità, appunto. Poi superato invece dal livello del cosiddetto meraviglioso. Poi ancora della compiuta perfezione, non sto a tradurlo in giapponese, livello che viene valicato a sua volta dall'opera divina. Questo però non rappresenta il grado ultimo superiore all'opera divina e sopra, scusami, questo però non rappresenta il grado ultimo. Superiore all'opera divina è quello naturale, spontaneo, Al di là di ogni classificazione. E questo è veramente molto bello e anche un aspetto interessante che, come dicevo prima, è differente, no? La differenza. Per noi, sai, immagina le grandi attrici del passato, le Sì, dive, sì. no, divina, era divina, cioè era la massima espressione della capacità, dell'interpretazione, della Sì, bellezza anche, no? Divina, no? Mentre e qua si dice oltre il divino, cioè oltre Dio, cioè è una cosa che per noi neanche è quasi concepibile, no? concepibile, C'è il c'è naturale. naturale. Che cosa vuol dire naturale? Perché è veramente interessante perché questo aspetto si dovrebbe poi considerare anche in relazione all'albero, quindi al Sì, beh, bonsai. poi tra l'altro sembra quasi una contraddizione, che non è, però dico, per molte religioni la natura è opera stessa di Dio, quindi dire che la Certo. natura è sopra Dio. Beh, certo, perché per loro la natura è Dio. Eh sì, Sì, hanno una questo concezione concetto è espresso differente. in maniera rozza, volgare, Sì, ma certo, ma boh, ci non siamo capiti? No, se addentriamoci no altrimenti. diventa difficile. Ma l'aspetto quindi del naturale è un aspetto co così Ci importante, interessa no? sul Che bonsai. poi noi cerchiamo poi, e ricerchiamo nel bonsai, Anche in una nelle erbe, semplice no? erba di compagnia. Nell'erba. Cioè, l'opera anche dell'uomo deve essere, dovrebbe essere sempre in considerazione e in contatto con la natura, perché quello è il nostro modello. Nel momento in cui l'uomo riesce a realizzare un'opera che non mostra la sua mano, cioè addirittura si dice nonostante la sua mano. Quindi, per esempio, il calligrafo che riesce a fare, a dipingere, a realizzare una calligrafia così bella, così naturale, che non mostra la sua mano, cioè si dice Pensa, anche nonostante lui. avessero detto a un artista nostro, Michelangelo, nonostante Michelangelo, la pietà è venuta. Sai, sì, Si sarebbe interessante. arrabbiato, credo. Negli anni 70, in effetti, c'è stato il tentativo di arrivare a questo attraverso le droghe. Ah, E questo è le una. psichedeliche. Beh, certo, cioè, uscire dal proprio io Sì, attraverso la la pratica chimica, della. che in Cina c'è stato anche questo, anche anticamente, perché alcuni poeti bevevano Sì, come ingannati. delle. Ma. Insomma, questo è un aspetto marginale. Quindi la natura insuperabile, sia da un punto di vista estetico, e che è quello che a noi interessa forse principalmente, ma proprio appunto come modello, Naturalezza che come è modello, sì. natura e naturalezza, quindi tendere alla natura e ragionavamo in pausa pranzo sull'uomo vitruviano Certo. come simbolo stesso della perfetta natura, non della perfezione in sé, cioè questa inscrizione nel cerchio, la forma circolare che poi ricorda
mi viene sempre in mente quell'immagine molto bella della goccia d'acqua, la goccia di pioggia che cadendo sull'acqua appunto certo, forma. Forma un cerchio perfetto. Sì. Ma sai, La forma più semplice in natura è più. È molto interessante. Beh, Vitruvio è un pensatore, architetto principalmente, ma non solo, in quanto l'architettura era considerata più o meno pochi anni prima di Cristo, questo avviene a Roma, era considerata una delle arti sublimi e quindi l'architetto doveva essere profondo conoscitore di tante cose e questa sua intuizione dimostra quanto la percezione della bellezza fosse egocentrica, cioè tutto doveva rifarsi all'uomo, cioè l'uomo come centro di questo modello, l'uomo iscritto in un cerchio che è il simbolo della perfezione, quantomeno era il simbolo della perfezione, e l'uomo che rappresentato all'interno di un quadrato che era matematica, che era proporzione geometrica, quindi matematica. Cioè, questa era la bellezza. La quadratura del cerchio, insomma. Questa era la bellezza. Sì, sì, certo. Cioè, un concetto di armonia che si rifaceva alla matematica, quindi alla perfezione matematica. No? Il compasso, la punta del compasso messa sull'ombelico dell'uomo e facendolo girare si trovavano tutti questi punti e quindi è veramente l'ombelico della bellezza, è l'ombelico dell'uomo, cioè è veramente una cosa straordinariamente interessante. L'ombelico del mondo, visto che abbiamo citato prima i cantanti, andiamo anche su Jovanotti. Sì.